Buongiorno ragazzi, oggi volevo parlarvi di profumi equivalenti. Io ho sempre usato profumi originali. L'unico profumo equivalente che avevo utilizzato anni e anni fa veniva dalla Slovenia o Croazia, dalla Croazia, l'aveva portato un'amica di mia mamma, li usavano già i dupe da parecchio tempo e all'epoca usavo Le Jade d'Or e mi aveva portato un dupe di Le Jade d'Or. Non mi era piaciuto perché aveva un forte odore di mughetto, mentre l'originale non aveva un odore così forte di mughetto e quindi non ho mai più comprato profumi equivalenti. 2 anni fa mi ero regalata, che avevo finito, io uso da anni e anni l'Hypnotic Poison, che adoro follemente, e poi avevo scoperto che mi piaceva la Vie Belle, l'Eau de Parfum. Quello poi, quell'anno, a luglio, mia suocera mi aveva regalato questa Vie Belle e io mi ero comprata il mio Hypnotic Poison. Poi mia figlia ha iniziato a pensare bene di usare un po' di profumo, un ettolitro di profumo. E quindi i profumi andavano giù, io lo uso col contagocce, non uscendo spesso, non lo metto tutti i giorni e quindi non è che consumassi tanto profumo, ma andava giù. Lo scorso anno ho voluto provare in farmacia il dupe della Vie Belle, questo da 30 ml che costa 4,90 euro. L'ho provato lì in profumeria, mi sembrava assolutamente identico, per cui ho detto da utilizzarmelo per portarmi in vacanza, non corre il rischio di spaccare la bottiglia, che comunque non ce n'è neanche più tanto, preferisco provare un dupe. E questo qui della linea Grasse Parfum, devo dire che ha veramente uguale, ma è proprio che voi lo sentite e dite sì, è lui, cioè non c'è proprio ombra di dubbio. Quando ho finito l'Hypnotic Poison avrei voluto prendere anche l'Hypnotic Poison, ma la Grasse Parfum, o Gra, non so come si dice, non fa il dupe dell'Hypnotic Poison e di altri profumi purtroppo. Così io avevo trovato su YouTube un video di una ragazza che era sponsorizzata chiaramente, della Rosé, dove diceva che erano assolutamente uguali. Io sono andata a vedere sul sito della Rosé e dicevo sì, è uguale, uguale, e ho comprato il dupe dell'Hypnotic Poison. Quando è arrivato, questo è un 50 ml e l'ho pagato sui 18 euro. In realtà l'ho preso su Amazon perché non pagavo le spese di spedizione avendo l'Amazon Prime. Quando è arrivato, subito ho detto, oh sì, è il mio profumo, è proprio lui, è uguale. L'ho spruzzato e ho detto, oh sì. Poi ho avuto un attimo che, no, ma non è uguale, nel senso, cioè, le note di testa, sapete che i profumi sono divisi in note di testa, note di cuore e note di fondo. Le note di testa sono quelle che voi sentite subito appena avete spruzzato il profumo. Quindi le note di testa sono assolutissimamente identiche all'Hypnotic Poison. Le note di cuore, quelle al centro, non erano uguali. Cioè, sì, dicevi, sono rimasta, dicevo, sì, ma no, ma no. Poi, mano a mano che il profumo evaporava, odorandolo, rimaneva il note di fondo e dicevo, sì, però è lui. Tant'è vero che mia figlia lo mette la mattina, quando rientra a casa alle 2, io sento il profumo e dico, si è messa il mio profumo, per dire, sì, capisco che ha proprio il Poison, l'Hypnotic Poison. Però lì per lì c'ero rimasta molto male, vi dico la verità, perché non era proprio uguale. Questi della Grasse, a mio avviso, sono molto più simili all'originale rispetto a quelli della Rosé. In preda a questa mia delusione, che poi in realtà sì, lo sento che è lui, però lo sento che è diverso, nel senso, non credo che lo ricomprerò. Sono andata in profumeria a sentire Miss Dior, perché mi ricordavo anni fa che mi piaceva, che però non avevo mai comprato perché, voglio dire, a 80 euro a profumo uno ne usavo. E l'ho sentito, me lo sono spruzzato da Sephora e dicevo, sì, è buono, sì, è buono, sì, è buono, sì, è buono. Quando sono tornata a casa, sono passata dalla mia farmacia di fiducia, sapevo che avevano il dupe e ho preso il dupe del Miss Dior. È molto buono, a me piace. Cioè, ha un odore proprio buono. Poi quando lo spruzzate mi piace tantissimo, veramente tantissimo. Allora, quello di Miss Dior è il numero 25.
Quello della Vie Belle è il numero 29. Ne era rimasto poco e in farmacia l'avevano quasi finito, per cui ho acquistato il 100, mi pare che sia. Sì, il 100 ml, non l'abbiamo ancora aperto perché finiamo il piccolino, che è così, è grossissimo. Il 100 ml costa 11,95 euro o 11,99 euro nella mia profumeria, nella mia farmacia. Poi non so nelle altre quanto, come sia il costo. Secondo me è assolutamente identico, proprio assolutamente identico, così come è identico il Mistior. Da quando ho questi dupe da 5 euro o da 11 euro, anche quando non esco di casa la mattina, però mi va di spruzzarmi un po' di profumo, me lo spruzzo senza remore, perché voglio dire, per 12 euro 100 ml, se mi fa piacere mettere, lo metto. Quindi super promossi i miei profumi della Grasse. Questo della Rosé, se non trovate questi, questo sì, non è proprio identico, però dici sì, poi alla fine lui. Ma se ci fossero della Grasse, io comprerei questi della Grasse, perché secondo me sono molto più simili di questo della Rosé. Non ho provato gli altri della Rosé, però questo non mi ha fatto proprio un'impressione fantastica. Per cui se nella farmacia dove andate tengono questi profumi, o se li trovate, per esempio ce ne sono dei dupe anche da Tigotà, mi pare di averli, no, da Prodet l'avevo visto, non della Grasse, ma magari tengono anche questo tipo di prodotti, provateli. È un prodotto made in Spagna, e grassprofumo.es. Vi faccio vedere il sito, così magari volete andarvi a vedere, lo potete vedere. E niente, questi sono i miei profumi equivalenti. Ora andrò a fare qualcosa perché è quasi mezzogiorno, non ho preparato niente, non ho ancora fatto il letto. Aspetta, quei giorni che avete quella pigrizia addosso, poi oggi di nuovo nuvoloso, triste, freddo, vabbè, insomma, 29 febbraio, non è ancora primavera, anche se ti ha l'illusione di esserlo, ma non è. Per cui, niente, volevo segnalarvi questi dupe dei profumi, andate a dare un'annusata se li vedete, e poi fatemi sapere cosa ne pensate anche di altri, come si dice, di altri profumazioni, se riscontrate che sono davvero uguali come queste che ho provato io. Ciao ragazze!